ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo dell'antidoping. Ora, perché questa tematica? Da una parte ovviamente ci sono diverse richieste su Instagram, persone che comunque sono curiose e vogliono sapere il mio punto di vista e generalmente come funziona un po' tutto il concetto dell'antidoping. Ma d'altra parte ho deciso di affrontarla proprio in questo momento perché in questo periodo in Italia c'è un po' un tumulto da un punto di vista delle federazioni natural. Ci sono nuove federazioni che nascono, come l'FCFN di Stefano Travaglini, Daniela Camboni, Christian, che è una federazione, un progetto molto molto interessante e bellissimo che sta nascendo e sta ingranando veramente tanto. E in generale però molte federazioni cercano di far avanzare il concetto che loro possono assicurare e tutelare gli atleti, che sicuramente ci saranno dei controlli antidoping efficaci, sicuri, e che quindi sono effettivamente federazioni natural. E si creano quindi delle dinamiche per cui si dice: io, la mia federazione è natural, le altre federazioni natural sono finte natural perché non riescono a fare dei seri e concreti controlli antidoping. Quindi cerchiamo di andare a fondo alla questione, iniziando a capire come funziona il controllo antidoping. Allora, ci sono diversi misunderstanding di base. Il primo in assoluto è che il test antidoping non è un comune test antidroga, quindi il test antidroga è quello volto a ritrovare sostanze come i cannabinoidi, quindi la marijuana, le metanfetamine, e sono test generalmente abbastanza economici, poco costosi. Viceversa, un test antidoping deve trovare delle molecole che in qualche modo si integrano e vengano metabolizzate molto di più nel nostro corpo, quindi sono generalmente molto più difficili da trovare. Questo è uno dei motivi per cui generalmente l'antidoping è molto molto più costoso. Secondo misunderstanding è il fatto che c'è l'immagine, no, nostra, che si preleva il campione di urine o sangue, lo si mette in un macchinario speciale e il macchinario fa uscire dopato, non dopato, e fa uscire le sostanze che sono utilizzate. No, in realtà non è così. Da un primo punto di vista serve molto l'intervento umano, quindi non si tratta semplicemente di mettere un qualcosa in un macchinario. Certo, c'è l'utilizzo di macchinari e sono macchinari da milioni e milioni di euro, quindi sono macchinari super costosi e sono pochi laboratori nel mondo, relativamente pochi laboratori nel mondo, che possono assicurare un test antidoping effettivo, sicuro ed efficace. Però d'altro canto serve una componente di lavoro umano, e questo è un altro fattore che fa schizzare in alto il prezzo. E l'ultimo misunderstanding è che non è il macchinario che ci fa sapere esattamente quali sono le sostanze rilevate, ma è l'intervento umano che deve andare a trovare e ricercare tutte le sostanze conosciute. Quindi ci deve essere l'intervento proattivo dell'uomo che va a ricercare ogni singola costanza che rientra nell'elenco dell'FDA e via discorrendo. Quindi capiamo bene che tutto questo processo è un processo molto molto dispendioso, molto molto costoso e, se vogliamo, anche articolato. Ok, ma cos'è che effettivamente si va a ricercare in un test antidoping? Allora, qua un altro punto della questione: non si cercano le molecole che vengono utilizzate. Questo perché generalmente le molecole vengono subito metabolizzate a livello epatico, a livello renale, e soprattutto hanno una vita molto breve nel nostro sistema. Quindi da questo punto di vista non ha molto senso andare a ricercare le singole molecole. No, quello che viene ricercato nei test antidoping sono piuttosto i metaboliti. Per dire in maniera semplice, una molecola quando entra nel nostro organismo subisce delle trasformazioni, quindi è molto difficile che sia la molecola stessa che venga espulsa. Quindi, per fare un esempio, quando andiamo ad assumere del testosterone, ecco, il testosterone subisce delle possibili trasformazioni, e ci sono in particolare tre metaboliti principali: l'epitestosterone, il DHT, quindi il diidrotestosterone, dovuto all'intervento dell'enzima della 5-alfa-reduttasi, e infine gli estrogeni. Gli estrogeni anche sono dei metaboliti del testosterone, perché c'è l'intervento dell'enzima aromatasi che fa sì che ci sia la cosiddetta aromatizzazione. Detto questo, quindi, qual è l'intervento che si fa? Non mi interessa tanto andare a ricercare la presenza di testosterone nell'atleta che vado a controllare, quanto piuttosto, per esempio, la ratio, quindi il rapporto tra testosterone ed epitestosterone. Quindi sostanzialmente vado a ricercare che ci sia un equilibrio tra la molecola originale, i livelli di testosterone presenti nell'atleta, e il suo metabolita, l'epitestosterone, ok? E ci sono sia delle belle notizie che delle brutte notizie. La bella notizia principalmente è che i metaboliti hanno un tempo di permanenza nel nostro organismo molto più lungo, quindi anche se l'atleta ha interrotto l'assunzione di una certa molecola anabolizzante prima della competizione, è probabile che ci siano dei metaboliti in giro che possono essere ritrovati. La brutta notizia è che comunque per certe molecole anche il fatto che i metaboliti siano in giro non ci tutela, perché magari
la presenza di metaboliti è comunque molto breve in termini temporali, quindi ci sono molecole i cui metaboliti addirittura durano semplicemente 48 ore, quindi una dieta abbastanza scaltro può in questo senso andare ad aggirare i test antidoping. Altro punto, il metodo che viene utilizzato. Ecco, al di là di quel che si crede, l'analisi dell'urina è il metodo più efficace, questo perché è tramite le urine che vengono espulsi i metaboliti, mentre nel sangue si andrebbero a ricercare le molecole, e comunque il tempo di permanenza in circolo nel sangue è assai più ridotto, quindi per cercare di tutelare il più possibile la competizione le urine sono il metodo in assoluto migliore. Quindi, fatto questo breve excursus, cerchiamo di trarre delle conclusioni. La prima conclusione è che non potete pensare che ci siano dei test che possono essere condotti o che una federazione, soprattutto di bodybuilding, sia nelle condizioni di poter condurre un test e tutelare al 100% gli atleti. È impensabile totalmente. Primis, da un punto di vista economico, non potete pensare che tutti gli atleti possano essere testati, e questo richiederebbe tanti soldi, e soprattutto che vengano testati fuori stagione, perché questo è il punto. Io voglio testare l'atleta anche fuori dalla competizione per vedere se lontano dalla competizione fa uso di determinate sostanze, ok? Però è impensabile che questo sia fatto su tutti gli atleti che partecipano alle competizioni, o bene o male su tutti i top 3 o tutti i professionisti. È impensabile. È a campione, ci sono pochi elementi che vengono controllati, e anche in quel caso deve andare di culo, tra virgolette, che l'atleta che inganna venga beccato e colto in flagrante. D'altro canto, finora abbiamo parlato di anabolizzanti, ora altro e tutt'altro discorso molto più complicato, che comunque non affronteremo, è quello relativo ai peptidi, quindi vari GH, insulina. Sono molecole che realmente servirebbero tanti soldi per poterle rilevare, quindi generalmente i test antidoping nei confronti di queste molecole sono assai complicati, assai elaborati, e non possono essere fatte dalle federazioni natural. Ultimo punto, ci sono altre molecole che hanno un'emivita molto breve, ma che possono essere verosimilmente sfruttate dagli atleti proprio sin a ridosso della competizione. Si pensi ai beta agonisti, quindi vale clenbuterolo e efedrina. Purtroppo, mi duole dirlo, sono largamente utilizzati in off season o anche a ridosso della competizione anche da atleti che partecipano a federazioni natural, e purtroppo anche su questo non ci si può far niente. Quindi qual è il mio consiglio per muoversi tra le diverse federazioni natural e scegliere la federazione in cui andare? Allora, primo punto di vista, come avete ben capito, non dovete andare con l'idea che la federazione vi tuteli al 110%. Quello che potete invece fare è vedere all'atto pratico come sono le competizioni, com'è il livello degli atleti. Quindi cercate di capire voi come sareste sul palco, oppure buttatevi direttamente, andate a gareggiare e vedete come vi trovate. Quindi il primo indice è proprio da un punto di vista pratico, nel senso, vedete com'è il livello, cercate di capire se è una federazione che vi può piacere, in cui potete effettivamente essere competitivi, e se siete competitivi poco vi deve fregare di quell'atleta che prende, di chi imbroglia, andate e gareggiate tranquillamente. Secondo punto, a mio avviso molto importante, è quello relativo allo show, ok? Allora, il bodybuilding, la competizione di bodybuilding non è una competizione prettamente di performance, ma una competizione di showman, se vogliamo. Quindi quello che vi deve interessare, oltre al livello, è il fatto che sul palco possiate divertirvi. Noi in questo, in ANBB, ci siamo trovati veramente bene, perché le competizioni sono veramente belle, divertenti, con dei palchi molto grandi, tanta musica, tanti effetti scenici, quindi è veramente un'esperienza unica. E questo sinceramente ci interessa, cioè una bella competizione. I miei atleti, so che se li porto là, si divertiranno, vivranno una bella esperienza, cercheremo di ridurre il più possibile l'ansia prima della gara, però questo è un elemento assolutamente importante, perché la competizione, ragazzi, deve essere assolutamente divertente. Non dovete viverla come un patema, non dovete viverla con l'ansia, vi state semplicemente divertendo. Poi ovviamente tutte le ambizioni di vittoria e anche eventualmente di carriera verranno, però è lo spirito quello che conta, e una federazione come organizza lo show può fare veramente tanto in questo senso. L'ultimo punto, ovviamente, i canoni di giuria, le categorie, tutte cose che ovviamente vi permettono di capire anche voi come vedeste giudicati. Quindi, per esempio, ci sono federazioni che richiedono tiraggi maggiori perché alla giuria vuole questo, piace così, ci sono federazioni che richiedono agli atleti di essere più morbidi ma li vogliono un po' più voluminosi, e si va di, non dovete ragionare semplicemente in base a voi e alla vostra fisicità, della serie io mi tiro facilmente quindi vado là. No, dovete più che altro ragionare sulla vostra idea di culturismo, nel senso che c'è chi preferisce un culturismo più
tirato anche su soggetti natural. Io invece, dal mio canto, dal mio punto di vista, su un atleta natural preferisco linee un po' più morbide, quindi non tiraggi estremi, perché in quel caso si perdono troppi volumi muscolari e sinceramente non mi piace. Invece una linea più morbida permette all'atleta anche natural di essere più voluminoso e più bello da vedere. Però questo va al di là del tema di oggi, che era l'antidoping. Io spero di avervi fatto passare dei messaggi comunque positivi sul clima che si dovrebbe instaurare prima della gara, e fatto un po' chiarezza sul discorso antidoping, che sembra molto semplice, nel senso che c'è chi dice la mia federazione è veramente natural, le altre no, però in realtà nessuno può tutelare il natural al 100%. Basatevi semplicemente su quello che vedete e basatevi logicamente su quanto potete divertirvi. Quindi, detto questo, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto nei commenti e date anche il vostro punto di vista, perché è una tematica molto interessante su cui confrontarci, e ci vediamo al prossimo video o episodio.